Hi-fi e fotografia. È abbastanza incredibile come queste due passioni vadano spesso insieme. Non stiamo a porci il problema del perché e del per come, ma piuttosto prendiamone atto. Anch'io fin da piccolo ho subito il fascino di questi due mondi, il mondo del suono, della musica e il mondo dell'immagine. E queste due passioni sono veramente sempre state presenti, accavallandosi e alternandosi per importanza nella mia vita. Forse alcuni sanno che io ho vissuto tre vite, come mi piace dire, cioè una prima in cui sembravo destinato a svolgere l'attività in campo legale, presumibilmente nell'ambito della magistratura, visto il mio percorso di studi. Una seconda vita in cui invece la prima sliding doors mi ha aperto una strada diversa, differente, che fu appunto quella della fotografia, e una terza vita, diciamo così, che è quella attuale che mi accompagna da più di 30 anni. Andiamo un po' quindi con ordine. Oggi evidentemente mi piace parlare di quella seconda fase in cui mi ritrovai catapultato nel mondo della fotografia professionale. Questo avvenne tutto sommato con pochi passi e, come spesso accade, casuali, fortuiti, estemporanei. Come dicevo fin da piccolo, insomma, ero appassionato a questo mondo, il mondo del cinema, che ovviamente nel mio piccolo traducevo nel mondo della fotografia, evidentemente anche per tipologia di mezzi a disposizione. E, se vogliamo, il primo approccio con un determinato piglio, fra virgolette, passatemi il termine professionale, fu quando nel 1983 decisi di acquistare la mia prima reflex, arrivando da tutta una serie di esperienze da ragazzino, a partire da quelle con la vecchia Voigtlander Vito-C, ereditata dal nonno addirittura. E insomma, nel 1983 arriva questa prima reflex che ricordo benissimo, era una Pentax K1000 interamente manuale con subito un obiettivo particolare, un 135 mm f2.8. Perché questo 135 mm? Per via della mia spiccata propensione all'epoca, in via quasi esclusiva verso il ritratto. Mi piaceva esplorare i volti, mi piaceva così cercare di raccontare una storia attraverso le espressioni e le personalità che cercavo di catturare con la mia macchina fotografica. Ricordo i primi rullini, ovviamente parliamo di rullini, un termine arcaico da dinosauri per i ragazzi di oggi che non sanno nemmeno cosa significa, ma insomma una volta si usava evidentemente la pellicola e non il formato digitale. Dicevo, ricordo quei primi rullini, in particolare una prima serie di fotografie realizzate ad un'amica poco più giovane di me, un'amica del liceo, una ragazza molto bella, molto espressiva. E l'episodio un po' chiave che ha smosso la mia così, attenzione e la mia voglia di approfondire e sviluppare questa passione fu dato da Gianni Minà, il grande Gianni Minà. Dunque, all'epoca Minà conduceva una trasmissione televisiva su Rai 2 della domenica pomeriggio, un lungo contenitore della domenica pomeriggio, che si intitolava Blitz. Fu una trasmissione durata qualche anno, assolutamente mitica. Presto, all'interno di questa trasmissione, ogni domenica così veniva dedicato in qualche modo a un tema specifico. Passavano ospiti che definirli di un peso stellare è ancora poco, insomma, dai grandi intrattenitori italiani dell'epoca, che poi sono diventati grandi autori come Massimo Troisi, Carlo Verdone, ma poi grandi tecnici, grandi registi, Ettore Scola. Insomma, a un certo punto, una domenica annuncia per la domenica successiva il tema della fotografia. Ospite in studio il grande Vittorio Storaro. Fra l'altro eravamo nel 1984, forse, credo. E, no, era proprio l'83, vabbè, perdonatemi, non ricordo con precisione assoluta questo dettaglio.
In quella domenica dedicata alla fotografia vennero presentate una specie di diretta dal set di Sergio Leone che stava ultimando le riprese a Roma di C'era una volta in America, ospite Robert De Niro, niente meno. Comunque, insomma, lancia questa idea e dice, insomma, rivolgendosi a tutti gli appassionati che seguivano la trasmissione, di inviare durante la settimana in sede in Rai alcune fotografie che poi sarebbero state selezionate dallo stesso Vittorio Storaro, mandate in trasmissione e commentate appunto dallo stesso Storaro. Ovviamente, insomma, così un invito di questo tipo non potevo dire di no. E anch'io mandai una selezione, ricordo tre foto, non molte, fin da allora lavoravo per sottrazione piuttosto che per addizione. Fra cui appunto un ritratto di questa mia amica. E non vi dico lo stupore quando in apertura di trasmissione alle 2:30 circa mandano la prima selezione di Storaro e la prima foto trasmessa, la prima, era la mia. Insomma, c'è un ragazzino, ragazzo, vabbè dai, ragazzo di 22 anni che era i primi passi, diciamo, regolamentati nel mondo della fotografia, è stata un'emozione, ma anche una soddisfazione notevole. Al che mi sono detto che se il grande Vittorio Storaro sceglie per prima la mia foto, forse ho qualcosa da dire in questo ambito, no? E da lì partì un po' tutto, partì lo sviluppo progressivo che in breve, a metà degli anni Ottanta, mi portò a fare questo grande passo, appunto questa prima sliding doors, lasciando le potenzialità del mondo della legge, della giurisprudenza, per affrontare l'avventura della fotografia in termini di professionista. E lì adesso non sto a raccontare i dettagli, ma insomma iniziò il periodo romano, il mio lavoro come assistente di un grande ritrattista romano, le esposizioni alla allora grandissima Galleria Rondanini, zona Pantheon, l'incontro ai workshop con Franco Fontana, il mio primo vero grande maestro, e poi ritorno a Padova, l'apertura dello studio a Padova, l'attività che purtroppo non fu quella che io avevo sperato, cioè di trasformare Padova in una specie di Hollywood sul bacchiglione, passatemi questo termine, molto molto azzardato, cioè purtroppo Padova non era Roma, quindi io ho vissuto anni molto belli facendo il fotografo, ma alla fine la mia ambizione di diventare un grande ritrattista di corte, per così dire, si trasformò in piuttosto lavori industriali, reportage, pubblicitari, ad esempio per il settore alberghiero, di cui Abano Terme e Montegrotto sono un po' dei centri molto importanti, e inevitabilmente cerimonie, quindi matrimoni. Insomma, un'attività che fra l'altro rendeva anche molto bene, ma non era esattamente quello, che io speravo poi di poter fare, no? E quindi anche lì questa stagione, tutto sommato breve, durò circa 7 anni per arrivare poi anche lì ad accavallarsi con un'altra sliding doors nel 1990 circa, quando estemporaneamente mio papà mi propose di produrre un disco di sue musiche originali che gli era stato richiesto dalla Ariston, che era un'etichetta del gruppo Ricordi, e insomma da lì altra sliding doors e arriviamo ai giorni nostri. Comunque quel periodo della fotografia è stato veramente entusiasmante. Io mi reputo una persona fortunata perché sono riuscito nel corso della mia vita sempre a trasformare le mie passioni in lavoro. Io ho questa idea che la vita che ci è donata è molto corta e quindi perché sprecare, fra virgolette, una parte importante di essa nello svolgere un lavoro magari proficuo dal punto di vista economico, ma che appunto ha come unica funzione il sostentamento. Io non sono mai riuscito a scindere la passione dal lavoro e ho sempre trasformato le mie passioni in lavoro. Non è una cosa facile, è una cosa che implica l'affrontare un sacco di rischi, soprattutto in termini economici, ma non solo. Implica mettersi costantemente in discussione,
E quindi, insomma, non è tutto oro quello che luccica, però ovviamente rifarei ogni singolo passo che ho fatto nel corso della mia vita. Tutte le esperienze hanno poi contribuito a formare un po' la persona che sono oggi e che fra molte luci ed ombre comunque ritengo così di considerare una persona decente. Tornando alla fotografia e allontanandoci da questi discorsi filosofeggianti sul senso della vita, in quel periodo ho vissuto l'ultima grande stagione della fotografia analogica. Ho usato macchine incredibili quando mi dedicavo alla fotografia di reportage industriale, usavamo ancora i banchi ottici, in particolare una Sinar 10x12, quelle macchine a lastra. E con il cappuccio, il telo nero in testa, insomma, un'immagine veramente d'altri tempi, però macchine che davano una resa assolutamente strepitosa dell'immagine, evidentemente. E poi le grandi medio formato, io ho avuto ovviamente una Hasselblad CM500 con il suo parco obiettivi 6x6, ma poi anche una meravigliosa Mamiya 645 4,5x6, che era così la versione agile del medio formato, e poi le mie amatissime Contax, nell'ambito del 35 mm. Io da subito ho sposato questa marca tedesca, principalmente per il fatto che montava ottiche Zeiss originali, made in Germany, come si dice, e con cui ho letteralmente costruito la mia carriera, e poi successivamente per lunghi anni, fino almeno al 2007. La passione pura e semplice è stata assistita da queste macchine incredibili, super affidabili. Io ho avuto vari corpi macchine Contax, dall'ammiraglia RTS2 fino alla 137mA, la 167MT, la 139, ne ho avute veramente molte. E poi le ottiche Zeiss, caratterizzate da questa morbidezza, ma al tempo stesso definizione assoluta, grande precisione dei colori. Il mio obiettivo principe fu un 85 mm, ovviamente f1 e 4, ma anche i grandangoli, il 25 mm Zeiss, il 135 mm, il 180 mm, tutte ottiche fisse, ovviamente. Quando sono passato al mondo dell'audio, la fotografia ovviamente è rimasta lì perché ha continuato ad essere supportata dalla mia passione. Ma è diventata anche funzionale al lavoro, diciamo che io risparmio dei soldi nel mio lavoro, ovvero i servizi fotografici professionali per i miei artisti, evidentemente li realizzo io. La passione pura e semplice, l'applicazione alla passione pura e semplice, si è però così trasformata in passione per il reportage di viaggio, quello che oggi viene chiamato landscapes, dove veramente oggi mi esprimo nel modo più libero e più appassionato nei miei viaggi attorno al mondo, in particolare negli Stati Uniti d'America. Io, fra l'altro, sono rimasto legato alla fotografia analogica veramente a lungo, fino al 2007. 2007 in cui accade un episodio veramente spiacevole. E cioè, al ritorno da un CES di Las Vegas, in cui avevo scattato circa 300 diapositive, peraltro credo molto belle, perché dico credo molto belle, perché in realtà non le ho mai viste. Cosa accadde? Che affidate al laboratorio per lo sviluppo, naturalmente, vennero clamorosamente perdute. L'argomento ufficiale fu che il laboratorio subì un furto e tutte le pellicole presenti vennero rubate. Questa fu la spiegazione ufficiale del disastro. Fatto sta che io interpretai quell'episodio come una sorta di segnale, dico ok, è arrivato il momento di passare al digitale. E iniziò quindi questo mio molto guardingo passaggio al mondo della fotografia digitale, prima con una, all'epoca si chiamavano prosumer, una compattona con un'ottica orientale, una Samsung, credo, che durò lo spazio di un battito d'ali di farfalle, perché passare da una Contax RTS con ottiche Zeiss a quella specie di giocattolo
veramente discutibile, permettetemi, come resa qualitativa, me la fece eliminare subito per passare alla mia prima reflex digitale importante, che fu la Canon 5D Mark II, appena uscita con ottiche Canon, e lì, anche se non ancora proprio convinto della superiorità del mezzo, ne apprezzai certamente la praticità e soprattutto la cosiddetta camera bianca, cioè il fatto di poter finalmente gestire in proprio le immagini senza dover passare attraverso un laboratorio per gli sviluppi. E poi è storia recente, sono rimasto, come da mia tradizione molto abitudinaria, fedele al marchio Canon. Le ho avute tutte fino alla Mark IV, che è attualmente la macchina che utilizzo. Ho ampliato il parco obiettivi, ho anche integrato il mio vecchio 85 Zeiss F1.4 con un opportuno adattatore. Insomma, storia recente, come si usa dire. Bene, spero di non avervi annoiato con questo mio racconto nostalgico e soprattutto con un tema che esula appena un po' da quello abituale di questo sito, però ripeto, so che moltissimi appassionati di alta fedeltà sono anche appassionati di fotografia, quindi forse ci stava questo video di oggi. Come dicevo, la mia passione attuale è quella per la narrazione attraverso immagini dei luoghi che visito, è proprio l'attività principale fuori dal lavoro specifico per l'etichetta. E quindi oggi vi lascio con quello che una volta si chiamava slideshow, cioè una sequenza di immagini. Altre ne ho mandate in passato e altre ne manderò in futuro. Comunque, quella di oggi è dedicata a un luogo del cuore per me, un posto che amo tantissimo, che è la Sicilia, questa isola, questa regione meravigliosa della nostra bellissima Italia, dove ho tantissimi amici, veramente tanti. Ho anche un carissimo collaboratore, il mio homo analogicus, come lo chiamo io, Antonio, a Palermo, ma ripeto, tanti, tanti amici, un grandissimo artista come Ninni Arini, che mi ha ospitato più volte nella sua bellissima casa, in quel di Marsala. Insomma, ripeto, terra meravigliosa, affascinante, ricca di storia, ricca di immagini naturali uniche al mondo, un posto incredibile. E quindi queste foto sono un po' una raccolta di due, in realtà, viaggi, entrambi del 2017, se non vado errando, uno invernale e uno estivo, ma in Sicilia l'inverno e l'estate si confondono, visto quel clima meraviglioso in cui loro vivono. E ovviamente questo slideshow è accompagnato da tre differenti brani, Velut Luna, come commento musicale. In conclusione, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale. Iscrivetevi, per noi è importantissimo. Per voi è un atto che non costa nulla, assolutamente gratuito. Però, ripeto, all'aumentare delle iscrizioni aumenta anche la visibilità, l'importanza e il peso del nostro piccolo mondo sul web, e questo ci aiuta inevitabilmente a crescere ulteriormente, a proporre contenuti sempre migliori. E anche per oggi, come uso dire da un po' di tempo, that's all, folks.